Ciao a tutti! Come state? È un bel po' di tempo effettivamente che non ci vediamo, ma qui continuano a susseguirsi una serie di sfighe grazie alle quali purtroppo non riesco a fare recensioni. Ad esempio stanno facendo dei lavori molto grossi al piano terra di casa mia, quindi c'è sempre un grandissimo casino, gente che trapana, urla o cose del genere. Come state? Quindi ragazzi, magari faccio anch'io qualcosa nella mia vita. Studiare per gli esami prevalentemente, basta. Quindi avrò meno occasioni di recensire. E poi c'è anche questo bel problema del casino, quindi se farò delle recensioni sarà purtroppo durante il weekend. Vi avviso anche che probabilmente questa recensione durerà un casino, perché come vedete oggi abbiamo ben due personaggi da recensire, e non sono due personaggi qualsiasi, perché siamo tornati alle Ever After High, ragazzi! Sono state le prime bambole che ho recensito, non ne potevo più. Però sono tornate. Questa è la prima coppia che ho deciso di recensire. Mattel mi ha mandato un bel po' delle nuove bambole che ha appena lanciato. Già infatti potete trovare loro due nei negozi senza alcun problema. Ma chi sono queste due bellissime fanciulle? Scopriamolo nel mio video introduttivo. Sono comunque Holly O'Hare e Poppy O'Hare, le figlie di Rapunzel, come dicono nel film, ma italianizziamoci e diciamo Rapunzel. Holly e Poppy O'Hare sono due gemelle e si adorano. Thanks, Holly. You're fabulous. Che cosa tenera. Holly ha seguito le orme di sua madre e quindi si sta preparando ad essere la nuova Rapunzolo. Che se io magari mi farei una coda ogni tanto, giusto per non pulire il pavimento. Mentre Poppy può scegliere liberamente il suo destino, che consiste nel fare la vera alternativa: essere sia reale che ribelle nello stesso momento. A nessuno era venuto in mente, eh? I've decided. I'm not gonna decide on a side. Ma qualcosa potrebbe rompere questo idilliaco sogno. Per scoprire cosa, guardatevi le puntate. In tutto questo una ragazza mi ha chiesto di salutarla, si chiama Rebecca De Marco. Ciao Rebecca, e questo è il mio saluto. È la prima volta che faccio uno. Bene, visto che sono gemelle, hanno deciso ovviamente di venderle in un pack doppio dove vengono entrambe. Il costo dovrebbe essere intorno ai 40 e passa euro. Ho visto che in alcuni negozi addirittura le vendono a 50. Vedremo la qualità, vedremo se meritano, se il costo merita, eccetera, eccetera. Arriviamo un pochino al solito box. Come tutti i box Monster High, che non è una Monster High ma Ever After High, ormai continuo a confondermi, dico una cosa al posto di un'altra, vabbè, voi non mi ascoltate, cioè sì, annuite, fate finta, sì, sì, Elisa, brava, brava, andiamo avanti. Come tutti i box Ever After High, anche questo è a forma di un libro. Un libro un bel po' più grande, perché le bambole questa volta sono due. Mi sembra addirittura un pochino più grande di quello di Ashlyn Hella e Hunter Huntsman, ma probabilmente è una mia impressione. Forse Hunter prendeva più spazio, quindi il box mi sembrava leggermente più piccolo. Se qualcuno l'è ancora nel box, magari mi faccia sapere e mi dica quale dei due è più grandi, ma comunque non è che ci cambi molto la vita. Ha come colore principale un viola, più chiaro rispetto ovviamente a quello dei Raven Queen. I loro nomi, scritti nei loro colori, Holly O'Hare, che è lei, e Poppy O'Hare, che è lei. Sullo sfondo della scatola a forma di libro possiamo vedere una forbice e anche la torre, da cui infatti i capelli escono per far salire il principe, anche se non mi pare per niente che Holly O'Hare abbia i capelli così lunghi. È forse ancora troppo giovane, magari poi con il tempo le diventeranno più lunghi. Nel cartone le ha che toccano terra un pochino, come vi ho fatto vedere nell'introduzione. Vabbè, comunque. Comunque, come nella versione di Ashlyn Hella e Hunter Huntsman, la scatola è letteralmente divisa a metà. Una parte con lo stemma ribelle e una con lo stemma reale, artwork delle due sorelle. E questo è il retro della scatola, che come sempre in tutti i nuovi box Ever After ha il buco a forma di serratura dove infilare la chiave per decidere il proprio destino, che i loro artwork completi. Questa è Poppy, come potete vedere molto più d'archettosa della sorella e coi capelli corti anche a metà tinti. E questa è Holly, molto carini. E qui in fondo come al solito ci dicono chi sono le loro migliori amiche, come ribelli, Cedarwood e CA Cupid. Un po' strano perché in Italia Cedarwood non è ancora uscita, mentre invece in America lo è da tanto tempo. E anche CA Cupid è già uscita in America da molto tempo, ma qui in Italia non si è ancora vista. Poi Raven Queen e Applewhite come reali. Una cosa che è cambiata in questo box e che penso che da adesso in poi sarà lo stesso in tutti
i nuovi e che purtroppo non c'è più scritta tanta roba come una volta. Infatti nelle prime bambole potevamo leggere quello che gli piaceva, materia preferita, se avevano una cotta, chi era la migliore amica, eccetera. Invece adesso hanno lasciato solo una parte piccolina in italiano con 3 o 4 informazioni su di loro molto sbrigative. Non sono più lunghe e dettagliate come nelle vecchie Ever After High. La Mattel, per risparmiare, ha deciso di non suddividerle più per stati europei. Non c'è più la scatola francese, non c'è più la scatola tedesca, non c'è più la scatola spagnola. C'è la scatola versione europea con le lingue principali europee. And that's it. Hanno fatto la stessa cosa anche con le Monster High. Quindi penso che sia lo stesso anche per i diari all'interno. Ci sarà davvero scritto molto poco e non avremo più tutte le bellissime informazioni che rendevano anche le Ever After High così speciali. E quindi questa è una cosa molto triste. Già. Ma è sempre molto bello comunque vedere il lettering come la H di Holly a forma di due torri, mentre la P di Poppy con dei fiorellini. Ah no, c'è anche una forbice, eccola, non l'avevo vista, c'è una forbice qui in mezzo. Ah, allora sì, ok, quindi anche la P è a tema Poppy o Hair. Quindi questa è la loro, diciamo, mini carta d'identità in italiano, ma non ve la leggerò, la leggerete voi quando e se deciderete di comprare le bambole. Penso che sia molto divertente e non vorrei togliervi questa parte di divertimento. Ora le deboxerò. Chi posso deboxare per prima? Facciamo Holly, che è una reale, io sono più per le ribelli, quindi voglio iniziare con Holly. E quindi sì, c'è anche forbice. Ta-da! E ci vediamo appena le tolgo dal box, va bene? O se c'è qualcosa di particolarmente interessante, ovviamente fermerò il video. Oh, è successa una cosa un po' particolare. Ho schiacciato la scatola qui in basso per iniziare a deboxarla ed è caduto fuori dalla scatola il pettine, penso, di proprietà di Poppy. È proprio uscito da qui. Quindi vi consiglio, come al solito, di guardare molto bene, se potete, le vostre scatole Ever After High prima di comprarle, perché se sono un po' rotte potrebbero anche aver perso dei pezzi, come in questa occasione. Insomma, non so assolutamente da dove sia uscito questo pettine, non l'avevo visto sul fondo della scatola e quindi sono un attimo perplessa, ma ovviamente guardate sempre bene le scatole, devono essere chiuse bene. Se non sono chiuse bene, non comprate le bambole, aspettate, cercate delle scatole ben sigillate. Per le nostre amiche deboxate, una cosa che non vi avevo menzionato e che trovavo molto carina è che si tenevano per mano anche all'interno della scatola, come due sorelle che si vogliono tanto bene. Che cosa carina. Arrivano con due stand, le solite inutili spazzole. Ora non hanno più già i colori personalizzati, quindi hanno il colore dorato e le ribelle hanno il colore argento come Apple White e Raven Queen. Anche gli stand sono uguali, anche se, come potete vedere qui, il retro è trasparente e mi piace molto il fatto che anche il gancetto è trasparente, mi piace il fatto che sia trasparente, si vede meno anche quando mettete sulle bambole. Partiamo quindi da Holly O'Hare, quindi la futura e nuova Rapunzel. Assieme a lei vi mostro subito questa borsetta molto carina che non è apribile, è un pezzo di plastica unico fucsia con sopra dei fiorellini. Sembra che i fiori piacciono davvero molto a Holly. Poi continua con quest'altra colla nera. Guardate che carino il dettaglio addirittura della chiusura della borsa. E ora vediamola più da vicino lei medesima. La prima cosa che voglio veramente menzionare su Holly O'Hare sono i suoi bellissimi capelli. Come potete vedere sono molto lunghi, toccano quasi le scarpe, quindi sono comunque più corti rispetto al cartone animato dove le arrivano circa qui, ma comunque sono veramente lunghi per essere quelli di una bambola. Sono molto morbidi e i boccoli in fondo sono abbastanza rimasti, anche se io consiglierei di rifarli, ma non è niente male, quindi i capelli sono veramente belli. Il colore mi piace tantissimo, è questo rosso, un pochino tendente al castano, ha poi questa treccia che arriva legata con un elastichino al suo braccio, che arriva fino a qui. La cosa molto carina è che sul davanti i capelli sono rutati in modo che le creino questa sottospecie di frangia, quindi le fa stare un po' di capelli sul davanti. Sono veramente, veramente dei bei capelli. Quindi finalmente una Ever After High con dei capelli degni che escono dalla scatola. Questi sono tutti elettrizzati, guardate che roba! Elettrostaticità! Oh madonna! già. Vabbè, andando avanti, come nell'artwork, qui è legata però da alcuni elastichini che io non ne toglierò perché non voglio che cada, ha questa corona come fatta di vetro a roselline, che poi arriva fino a qui, quindi
vi sconsiglio di togliere gli elastici. E anche il viso e il trucco che hanno fatto su di lei sono molto molto carini. La pelle è di un colore normale, diciamo umano, più o meno come quello della mia pelle, quindi non è chiara come Apple White, non è scura come Madeline Hatter. Diciamo che il colore della pelle è più o meno quello di Blondilocks. Un pochino di blush sulle guance rosa e anche qui. Ha un rossetto fucsia molto scuro e pastoso, sul labbro inferiore ha un pochino di puntini, questa volta non sono bianchi ma sono perlati, per mostrare comunque che il rossetto è un pochino shiny shiny, brilla un pochino. È chiaro che poi vanno verso lo scuro, molto molto belli. Ha anche dei riflessi in più nella pupilla che le Ever After Eye non avevano fino adesso, quindi le hanno aggiunto, penso, a tutta questa nuova linea dei riflessi in più all'interno dell'occhio. E anche questo ombretto che le circonda l'occhio, che è di un rosa molto perlato e anche abbastanza luccicante e definito, mi piace molto e le dà un tocco in più. Ovviamente le sopracciglia castane e super definite come tutte le ultime Ever After Eye. Può riconoscere anche una vecchia Ever After Eye da una nuova proprio da queste sopracciglia. Se sono definite vuol dire che sono nuove. Per vedere meglio, eccolo qui il suo ombretto rosa definito e perlato, quindi un pochino brillantinato. Come orecchini ha delle spazzole dorate. Una è girata verso l'interno e l'altra è girata verso l'esterno, quindi possiamo vedere tutti i dentini. Sono davvero belle, mi piacciono davvero tanto come idea per gli orecchini e sono realizzate veramente bene, quindi wow. Il vestito è molto particolare e mi piacciono moltissimo sia i colori, sia la forma, sia tutto. Passiamo un attimo dalla sua collana, che è dorata e come potete vedere è decorata sempre da fiori, sono colorati di bianco e rosa. Ha poi questo coprispalle trasparente, questa è l'altra parte, le finisce poi col chiudersi con questo bellissimo decoro che è davvero ben fatto e sembra proprio di un vestito vero, non è plastica, è proprio stato cucito così ed è veramente molto bello. Ovviamente il tutto è removibile, come potete vedere continua anche fino al collo girando, è veramente ben fatto. Sotto possiamo vedere il suo vestito, è di un lilla tendente al grigio con dentro alcuni filini d'oro, se così possiamo chiamarli, spero che voi li possiate vedere, comunque sì, sono qui, e ha questa cintura in vita, una cintura molto alta, molto bella, anche questa sembra vera, che richiama i capelli di Rapunzolo e si chiude poi sul retro, quindi anche lei è rimovibile come tutti i vestiti Ever After Eye. Ha poi questa gonna con questa stampa dorata che ricorda i capelli di Rapunzolo, dei fiori e del lilla, che va un po' a sfumare, qua è più chiaro, poi va verso lo scuro, sul davanti è più corta, mentre sul retro è molto molto più lunga. Sotto ha anche un pochino di tulle per farla stare un pochino puffy e farla stare quindi su. Ha le calze che sono le stesse identiche di Apple White e Raven Queen, quindi a rete nere, e sono di un materiale leggermente più resistente. Penso che qualcuno si sia lamentato perché era molto facile romperle, quindi ora se le toccate sono molto più plasticose e meno calze reali, diciamo. Come tutte le scarpe Ever After Eye, le amo. Il tacco è a tema Torre di Rapunzolo e il resto è a fiori, perché come abbiamo capito Holly ama i fiori. Anche sul davanti, come potete vedere, possiamo vedere dell'edera e dei fiori, anche qui. E finalmente non ha i piedi di fuori, quindi per me è finalmente una conquista fantastica. Come tutte le Ever After Eye, ha l'anello doppio dito sulla mano destra. Nel suo caso l'anello rappresenta la Torre di Rapunzolo, mentre sull'altro braccio ha due braccialetti. Uno sembra ricordare sempre i capelli di Rapunzolo intrecciati, mentre l'altro è un semplice e onesto braccialetto rosa. Quindi rimettiamo a posto Holly, che per ora mi è veramente piaciuta, penso che sia una delle mie Ever After Eye esteticamente preferite. Come vedete ancora però tutti i capelli totalmente elettrizzati già, ma comunque l'ho veramente apprezzata, veramente veramente carina. Quindi passiamo ora a sua sorella Real Ribelle, Poppy. Poppy arriva con questa borsa che non ha ancora tolto dagli elastici dal suo braccio, che è una borsa nera molto carina, con dentro diversi oggetti del mestiere di parrucchiera. Anche questo tende a ricordarmi Rapunzolo, comunque vediamo quello che sta all'interno della sua borsa da parrucchiera. Una forbice, peraltro identica, argentata, e peraltro identica a quella che potevamo vedere sulla scatola. La spazzolina viola che prima era scappata dalla scatola letteralmente.
se l'era proprio fugata. Visto che occhio e croce direi essere una piastra per capelli, per lisciarli, quindi già direi che è proprio quello. Potete riporre tutti gli oggetti del mestiere all'interno, oh madonna, della sua borsa, che non è poi molto capiente, vi dirò, ah ecco, c'è proprio un vano per tutto. Mi ha totalmente stupito è che Poppy può tenere in mano da sola le sue forbici senza che crollino, quindi le hanno fatte pensandoci, il che mi lascia totalmente basita ma anche molto contenta. Possiamo far tenere quindi in mano alla nostra amica le sue forbici e fare la classica scena di quando noi andiamo dal parrucchiere e chiediamo solamente una accorciatina di pochi centimetri e ti ritrovi coi capelli cortissimi. Possiamo quindi anche ripetere questa classica scena del mondo reale, già. Come ho fatto per la sorella, partiamo coi capelli di Poppy. Una parte dei suoi capelli ha lo stesso identico colore di quello della sorella, mentre l'altra è stata tinta di viola, il suo colore preferito. Una cosa che non mi piace moltissimo dei suoi capelli è che sono così pieni di prodotto che sembrano scolpiti, già. Però ha il suo perché, primo per farli stare in piega nella scatola, perché sennò sarebbe stato un pochino impossibile, e secondo, se volete togliere il prodotto potete comunque lavarli, quindi non c'è poi tutto questo grande problema. Sulla testa ha questa fascia che va molto di moda, molto rockabilly, dovrebbe essere quindi di stoffa, ma che ovviamente era difficile da fare anche da far tenere in piega, e quindi è stata fatta di plastica. È molto carina in realtà e dà l'idea di quello che dovrebbe essere. È agli occhi identici a quelli della sorella, ma una cosa che la differenzia moltissimo dalle altre Ever After Eye è il fatto che abbia le sopracciglia leggermente più in basso e più vicino agli occhi, cosa che tende a darle un'espressione molto più decisa. Gli occhi sono identici a quelli della sorella, come ho già detto, ha un eyeliner rosa dello stesso colore di tutto l'ombretto della sorella, ma il suo ombretto è molto più dark ed è viola, sempre abbastanza sbirluccicoso. Mi piace molto il suo stile, io penso che tenderei a vestirmi più come lei che come la sorella. Ha il rossetto di un viola, un po' più scuro, molto simile al colore di Madeline Hatter, e anche lei ha queste parti che non sono bianche, che non fanno vedere che il rossetto è shiny, ma sono perlate. Non ha quasi per niente il blush sulle guance, è veramente molto leggero. I suoi orecchini sono uno diverso dall'altro. Questo, che è il più nascosto, è a forma di forbice, mentre questo, che è quello più in vista, è sempre a forma di forbice ma ha un collegamento alla parte più alta dell'orecchio, quindi lei ha due buchi. Mi piace moltissimo questo, lo vorrei anch'io. Una sciarpa che le copre le spalle fino al petto. Per chi non avesse visto il cartone forse sarebbe stato un po' difficile da decifrare, sembra più un'armatura perché è un pezzo di plastica tutto collegato, quindi purtroppo non mi piace moltissimo come è stata fatta questa parte, perché non si riesce a capire esattamente che è una sciarpa, sembra un pezzo di vestito, insomma, potevano forse farla di stoffa e darle un'idea più da sciarpa, ma se guardiamo il retro si capisce già che potrebbe essere un coprispalla lanoso. È removibile, anche se non sembra, da qua, ma forse non è stata realizzata super correttamente, insomma tende a sembrare più un'armatura che una sciarpona. Se notate, anche lei, anche se non è un coprispalle ma è incluso nel vestito, ha queste sottospecie di mezzi maniche identiche a quelle della sua sorella gemella. Tra l'altro il loro segno zodiacale è proprio quello dei gemelli. Mattel spiritosa. Ha questa cintura nera che dovrebbe aprirsi qua dal davanti, in realtà è fake, è finta, e ricorda sempre un pochino la treccia di Raperonzolo, e in realtà si apre per noi dal retro, anche se in realtà dovrebbe aprirsi davanti, sì, insomma avete capito, ed è tutto removibile. Per quanto riguarda la gonna, va dal viola scuro per arrivare a un viola più chiaro. Questa treccia è sicuramente la treccia che ricorda sua madre, Raperonzolo, ma se guardiamo intorno al vestito ci sono delle forbici dorate stampate, ricordano proprio Poppy e il suo stile. Sulla mano sinistra ha una cosa che, come sapete, io chiamo Nice Touch. Infatti, oltre a questo braccialetto di metallo argentato, ha legata un elastico. Come tutte le ragazze un po' hanno, io ho sempre un elastico al polso. Non in questo momento, ma di solito sì. E quindi ha un elastico legato al polso viola.
Per quanto riguarda la mano destra, ha il solito anello doppio dito, a questa volta però a forma di forbice, essendo lei. E sulle gambe invece, al posto delle calze, ha dei leggings neri che riflettono la luce leggermente. Di un lato hanno questo effetto mezzo nudo, mezzo no, fatti molto bene e non c'è davvero niente da dire a loro proposito. Potrei metterli io, come dico sempre. Mi piacciono molto perché sono fucsia e sembrano delle Dr. Martens, e mi piacciono quindi anche questi lacci molto semplici e molto da. Mentre a differenza delle Dr. Martens hanno un tacco argentato con sopra delle forbici scolpite, quindi wow, proprio adatte a lei direi, e come vedete sono super removibile super facilmente grazie a questa apertura. Cosa posso dire quindi in conclusione su queste due gemelle figlie di Rapunzolo? Beh, che sono veramente entrambe molto molto belle e molto molto curate. Nonostante sia un pack doppio, non si sono dati veramente pieni di dettagli come se fossero vendute in un box singolo. E penso che l'idea di venderle in un pack assieme sia giusta, perché sono entrambe due bambole che piacciono molto, da tanto che non recensivo più dell'Ever After, e ora ne ho tantissime da recensire. E questa recensione è stata un buon ritorno di fiamma, perché sono veramente molto carine entrambe. Mi piace che hanno anche questo trucco molto più definito, mi piace che abbiano aggiunto dei riflessi in più negli occhi, mi piace anche il fatto che abbiano abbassato le sopracciglia a Poppy per darle un'espressione un pochino più decisa. Insomma, come al solito per me sono molto carine, sia se siete dei collezionisti sia se non lo siete, e le consiglio vivamente. Il prezzo forse è un po' alto, ma per due bambole che sono poi anche le Ever After Eye, una è come se vi venisse 20 euro anziché 30, spesso io trovo ancora Ever After Eye in giro a 30 euro, e tutte queste nuove che stanno uscendo avranno comunque dei prezzi molto molto elevati. Ho anche moltissime Monster High da recensire, quindi vi consiglio comunque per essere sempre aggiornati su cosa recensirò, su cosa non recensirò, sulle novità dei giocattoli, se vado in vacanza, se muoio, se vivo, se non lo so, mi succede qualche altra sfiga, potete guardare e iscrivervi qua sotto alla mia pagina Facebook, oppure controllarla anche non iscrivervi, non è obbligatorio. Non ho parlato, ora che ci penso, dei loro due diari che arrivano con loro, ma come sospettavo e come vedrete nel caso in cui le comprerete, la storia si è molto molto accorciata ed è diventata veramente veramente corta, perché ci sono tutte le lingue europee all'interno, quindi è stata tagliata brutalmente. Ci vediamo alla prossima recensione, che spero che sia il più presto possibile, e a presto, un abbraccio a tutti. Adesso cercherò anche di rispondere ai commenti, scusate se non ho fatto prima.